A rendere unico il circuito Ermanno Rodriguez non è un rettilineo da 1 km/800 m e tantomeno il layout del tracciato, ma la sua posizione in quota 2200 metri, aria rarefatta che crea problemi di carico aerodinamico e soprattutto di raffreddamento ai freni e al propulsore. E quindi partiamo sul rettilineo principale, dove il pilota davanti ai box scarica la settima marcia, ma poi in ottava arriverà addirittura a superare i 350 km orari e ci si prepara ad approcciare la prima curva con una grandissima frenata, poco carico aerodinamico. Il pilota deve stare attento, grazie ai freni Brembo, ad evitare il bloccaggio dell'anteriore destra, perché con poco carico si ha poca sensibilità e poco grip, quindi questo è il primo problema, dove le temperature schizzano oltre i 1000 gradi. E a quel punto in seconda marcia si entra nella prima destra, si appoggia alla terza e si affronta la controcurva a sinistra. Il piede non può andare completamente giù, c'è pochissimo carico aerodinamico, l'asfalto è liscio e quindi nella piega destra, che riporta poi sull'altro rettilineo, il pilota deve sfruttare tutto il cordolo per scaricare la quarta marcia, poi la quinta e la sesta e poi entriamo nel tratto più lento di questo tracciato. Grande frenata, piega a sinistra con controcurva a destra di nuovo. Largo uso dei cordoli che sono molto piatti, permettono di tagliare il raggio di curvatura, imporre meno angolo sterzo sul volante e a quel punto permettere al pilota di allungare per effettuare l'uncino quasi 180 gradi molto lento da seconda marcia, che porta poi nella parte più veloce di questo tracciato, dove si scarica subito la terza marcia, si cambia in sottocoppia per evitare problemi di sovrasterzo in fase di accelerazione e poi si entra in una sequenza di curve dove non bisogna arrivare in ritardo di linea. La prima a sinistra, destra, sinistra, poi si scala una marcia e si fa una piega molto lenta a destra, che di fatto poi lancia la monoposto sul rettilineo parallelo a quello dei box, dove si ritorna in settima marcia a 320 km orari e poi con una grande frenata entriamo nella parte dello stadio. Molto spettacolare, lentissima anche in questo caso, è quasi come viaggiare sulle uova, poco grip, un asfalto molto scivoloso, il pilota piega a destra, poi ha subito una controcurva lentissima da seconda marcia, poco più di 90 km orari e una controcurva a destra, si passa sotto il ponte e a quel punto bisogna massimizzare la velocità, si appoggia la terza, subito la quarta e poi in piena accelerazione si affronta al 180 gradi che tende ad aprire, quindi si fa completamente in pieno e riporta sul rettilineo di partenza, dove il pilota scarica di nuovo la sesta, la settima e l'ottava marcia a oltre 300 km orari.